Festival dell'Oriente di Carrara, tutte le discipline marziali e anche le MMA. Siamo con Chris Bellini che ci spiegherà brevemente cosa sono le MMA. Allora, le MMA nascono come forma di combattimento negli Stati Uniti, deriva un po' da quello che era il valetudo americano. L'anagramma è proprio Mixed Martial Arts, cioè arti marziali miste. È uno sport di combattimento completo che si sta affermando a livello mondiale un po' dappertutto e prevede in pratica che il combattente sia esperto in tutto quello che è il panorama del fighting, per cui dal pugilato alla Muay Thai, alla lotta a terra, al Jiu-Jitsu, al grappling, e riesca a fondere queste cose assieme in un combattimento unico. In Italia è uno sport che sta emergendo in questi ultimi anni. Già allo stato attuale abbiamo un buon livello, direi. Ricordiamo da Claude Alberton dell'University of Fighting, da Filippo Stabile e molti altri che hanno portato il livello italiano a livelli internazionali. Già i nostri atleti possono e cominciano a scontrarsi a livello internazionale con dei buoni risultati. Ecco, l'obiettivo di arrivare ai livelli che ha Stati Uniti o Giappone su queste cose, è presumibile che in qualche anno probabilmente riusciremo a arrivare.